Questa è una delle più belle città del mondo, una città in cui il tempo sembra essersi fermato. Una piazza salotto chiusa dalla facciata di una chiesa romanica e dominata da una lunga scalea che fa da via di accesso. Un antico teatro ricostruito all'interno con la pazienza dell'orafo. Palazzi rimasti intatti come se ancora vi abitassero i loro antichi signori. È Spoleto che una volta l'anno diventa il regno della musica, del teatro, dello spettacolo, inteso nel senso più raffinato. Ed ecco il re di tutto questo, il maestro Giancarlo Menotti. Come i sovrani veri mostra insofferenza per gli importuni che osano disturbarlo. Come i veri sovrani distribuisce distratti sorrisi e obbligate strette di mano. Menotti, italo-americano, musicista noto in tutto il mondo, ha per Spoleto una vera, assoluta passione. Ogni anno cerca di portarvi per il festival il meglio di quello che il mondo offre in fatto di spettacoli intellettuali per una elite di intenditori. Quest'anno al teatro Caio Melisso si recitano atti unici di Saul Bellow, uno dei bestseller americani. Alla prima il solito pubblico internazionale, l'intelligenzia che fa sfoggio di cultura, le signore che seguono i dettami della moda, i nomi che si trovano sulle cronache mondane di New York, Roma, Parigi. Per Menotti sono soltanto degli amici, i suoi amici, che ogni anno puntualmente tornano a Spoleto per applaudirlo. Ed ecco Ezra Pound, una faccia che ormai è una maschera di rughe, di malizia, di saggezza, dietro alla barba volutamente incolta, sotto gli occhi ancora vivacissimi. Un monumento della cultura ormai. Ed ecco anche una rappresentante di giovanissime ragazze arrivate fresche fresche da qualche college americano. Sono venute per vedere lei, la famosa Shelley Winters, che recita la prosa scarna, arrabbiata, cinica e piena di humor di Saul Bellow. Shelley Winters non dimentica nemmeno qui di essere soprattutto una diva di Hollywood. Avvicinarla non è facile. Strapparle un'intervista è impossibile, come del resto ci aveva avvertito una frase scritta sulla lavagna dell'ufficio stampa del teatro. La signora non ama essere interrogata. Tutt'al più, in segno di grande concessione, permette al nostro operatore di ritrarla nel suo camerino mentre si libera della parrucca di scena e si spazzola con colpi secchi e nervosi i disordinati capelli biondi.